Ciao, sono Andrea, un giovane imprenditore. Quest'anno ho deciso di scrivere una lettera. Una lettera per ricordare a tutti noi che ogni giorno rischia la propria vita per difendere la nostra. Cari lettori, Dio benedica le forze dell'ordine. Con questo messaggio Volevo far arrivare a tutti gli operatori della pubblica sicurezza e alle loro famiglie il mio più caro e sincero supporto. a voi, che rappresentate il vero orgoglio italiano, perché tutti i giorni lottate con coraggio, ma soprattutto senza paura contro le avversità, i soprusi, le angherie e l'iniquità sociale, difendendo la gente e l'onestà. Un grido di speranza, un grido d'aiuto rivolto a tutti i carabinieri, poliziotti, finanzieri, senza dimenticare i rappresentanti dell'esercito, impegnati nel duro lavoro di questi anni e sparsi su tutta la penisola. A voi va il mio ringraziamento, ma anche l'affetto e la stima dei milioni di italiani che lodano il vostro lavoro. mai come ora la nostra comunità deve stringersi forte come una catena a protezione del bene più importante, la vita. Grazie perché tutti i giorni rischiate la vita per difendere la nostra, perché uscite di casa al mattino, guardando negli occhi i vostri figli e le vostre mogli, sapendo che quello potrebbe essere l'ultimo bacio o l'ultimo sguardo dato ai vostri cari. Grazie di credere con passione, amore e coraggio in quello che fate e di continuare a crederci sempre. Grazie. Perché per merito della vostra forza irreprensibile riuscite, in questo momento di crisi, a dare un modello ai giovani. Grazie, perché giornalmente, nella buona e nella cattiva sorte, difendete il tricolore nelle piazze, nelle vie, nei quartieri. E allora, mentre questa crisi ci attanaglia e ci stringe senza forza, respiriamo e dedichiamo un pensiero a chi è al fronte, a chi tutti i giorni vive in trincea, confrontandosi con il degrado, la malavita e il malaffare che purtroppo nel nostro paese non si placano, lavorando per rendere il nostro futuro un posto sereno. Vicini ai Vicini ai carabinieri e carabinieri e ai poliziotti, poliziotti, uomini e uomini e donne, donne, a loro che hanno gli avete gli occhi occhi rivolti rivolti verso verso la la nostra nostra storia, storia, decisi a decisi a scacciare la scacciare la paura del paura del domani, domani, scegliendo di scegliendo di lottare lottare e e di di non chinare rinchinare la la testa. testa. Siete Siete l'onore l'onore del del nostro nostro paese. paese. Servite con orgoglio e lealtà lo Stato. Milioni di italiani sono sempre al vostro fianco e vi stimano provando un sentimento profondo di amicizia e rispetto per quello che fate. Quest'anno, come ogni anno, avremmo dovuto celebrare la dodicesima edizione del Premio Idria nella chiesa di Santa Barbara. Il premio, nato per opera della presidente della Proloco, Salvina Sambataro, è una simbiosi di umanità e di emozioni, di valori altruistici e di impegno sociale ed etico. Per via delle restrizioni del nuovo DPCM, la tradizionale cerimonia non ha avuto luogo. Ma noi, volontari della Proloco, abbiamo deciso di donare simbolicamente il premio a tutti coloro che ogni giorno rischiano la loro vita nell'emergenza coronavirus. Il premio, legato alla figura della nostra patrona Barbara, è stato ideato
per elogiare il sacrificio e il coraggio delle forze dell'ordine e degli enti che si sono distinti in operazioni umanitarie. In primo luogo ai militari e alle forze dell'ordine, ma vogliamo estenderlo anche ai sanitari, agli operatori volontari, alle istituzioni e a tutti i cittadini che lottano contro questo nemico invisibile. Infine, volevamo dirvi grazie, grazie dal profondo del nostro cuore. E ricordate, la durezza di questi tempi non deve farci perdere la tenerezza dei nostri cuori.